Ciao a tutti, ci troviamo nella sede per Pressini di Volkswagen di Codroipo e oggi vi presenteremo il nuovo T-Roc. Prenderemo in considerazione gli allestimenti principali, Life e Style, e li confronteremo con T-Roc pre-restyling. Cominceremo dalla versione base, diciamo, di T-Roc. La vecchia T-Roc si chiamava Style, mentre la nuova Style si chiama Life. Andiamo a vedere le differenze principali, dove già troviamo una novità, quindi una paraurti completamente ridisegnato e pulito nelle linee, dove prima trovavamo un faro diurno e la freccia integrati sul paraurti, mentre sul nuovo T-Roc Life troviamo per primo un faro completamente full LED già di serie, dove sotto è stata pulita completamente la parte dove prima c'erano appunto faro diurno e la freccia. Hanno incorniciato con una bellissima cornice trapezoidale cromata e sul faro abbiamo il faro diurno integrato sul fanale e fa anche da freccia. Anche la parte inferiore del paraurti ha subito un restyling, dove troviamo l'angolo di attacco completamente ridisegnato con questo nido d'ape con sezioni più grandi, e troviamo anche la parte della calandra con questo design molto più accattivante rispetto alla precedente. Andiamo a un'altra novità, dove i mancorrenti sul tetto sul nuovo T-Roc Life, cioè la X Style, sono di serie. Andiamo adesso a vedere la parte posteriore della vettura, dove anche qui troviamo un nuovo paraurti completamente ridisegnato nella parte inferiore, dove al posto delle plastiche nere troviamo una bellissima cornice carta rinfrangente e all'interno la verniciatura come sulla macchina. Parte inferiore anche ed estratore completamente ridisegnati, sempre con questa finitura argento. Passiamo ora alla versione di nuovo T-Roc Style, cioè ex allestimento Advanced. Qui troviamo sempre il solito design rinnovato, dove la caratteristica sarà questa cromatura che passa da faro a faro per distinguere appunto la versione Life dalla versione Style. Anche il faro è completamente nuovo, è un IQ Light Performance, quindi con una lampada più potente, dove troviamo sempre la luce diurna e la freccia integrata sul faro, e troviamo anche la cornice che fa anch'essa da faro diurno. Anche per quanto riguarda la versione Style rispetto al precedente Advanced, i mancorrenti saranno di serie, questa volta cromati. Andiamo ora nella parte posteriore della T-Roc, nuova T-Roc Style, dove troviamo sempre il nuovo design del paraurti e le cromature intorno al finto doppio scarico. Passo ora la parola a Max, che vi illustrerà invece gli interni di nuovo T-Roc. La prima cosa che possiamo notare negli interni di nuova T-Roc sono gli interni delle portiere completamente rivestite. Abbiamo inoltre di serie il cruscotto digitale. La novità più importante è la plancia, completamente ridisegnata sia in termini di design che in termini di materiale. Infatti è completamente soft touch con cuciture a vista. Il monitor della radio è stato spostato verso l'alto e rivolto verso il guidatore per una maggiore visibilità e sicurezza. Inoltre le bocchette dell'aria non sono più laterali, bensì sono state spostate al di sotto. Il climatizzatore automatico bizona opzionale sia per nuovo T-Roc Life che per il T-Roc precedente, in questo caso è completamente touch con un design nero lucido e molto molto più visibile. Il nuovo T-Roc allestimento Style, la prima cosa che possiamo notare rispetto a T-Roc allestimento Advance sono queste bellissime portiere rivestite in pelle con cuciture a vista in contrasto. I sedili di T-Roc Advance lasciano spazio a questi bellissimi sedili di nuovo T-Roc Style, completamente ridisegnati con un tocco di classe dato dai materiali ricercati quali l'Art Velour e il similpelle. Vi ricordo inoltre che oltre agli allestimenti Life e Style che abbiamo appena visto, è disponibile anche l'allestimento R-Line per i più sportivi, con un design veramente accattivante sia all'interno che all'esterno. Passiamo ora alle motorizzazioni. Per quanto riguarda i motori benzina, abbiamo il 1000 TSI da 110 cavalli in cambio manuale, il 1005 TSI 150 cavalli disponibile sia con cambio manuale che cambio automatico DSG, e per i più sportivi la versione R da 300 cavalli, 4 ruote motrici. Per quanto riguarda la motorizzazione diesel, abbiamo un 2000 turbo diesel da 115 cavalli con cambio manuale, un 2000 turbo diesel 150 cavalli disponibile solamente con cambio automatico DSG, disponibile anche in 4 ruote motrici.
Vi aspettiamo nelle nostre sedi peressini di Fiume Veneto, Codroip e Porto Bularo per scoprire e provare insieme a noi il nuovo T-Roc.